I terremoti più significativi che hanno interessato Palermo sono quelli del 1726, del 1751, del 1823 e del 1940, che hanno epicentro localizzato in prossimità della città. Ma anche alcuni eventi con epicentro più lontano, come quello della Val di Noto del 1693 e quello della Valle del Belice del 1968, hanno prodotto significativi danneggiamenti proprio a causa della particolare vulnerabilità della città, il cui edificato era spesso indebolito anche dalle ricorrenti guerre per le dominazioni. In occasione degli eventi sismici del 1726, del 1823 e del 1940, si sono verificati anche deboli effetti di maremoto nel Golfo di Palermo. In particolare, nel 1726 un'imbarcazione naufragò, mentre nel 1823 alcune imbarcazioni furono distrutte ed il mare fu molto impetuoso per alcune ore in tutto il tratto di costa da Cefalù a Palermo. Poi, in occasione del terremoto di Messina del 1908, il mare si ritirò di oltre 5 metri e l'acqua invase la battigia per oltre 10 metri. Lo studio dei documenti storici ha permesso di ricostruire gli scenari di danno dei terremoti più significativi della città di Palermo. La storia sismica mostra, a partire dal 1500, un totale di 75 eventi. La mancanza di informazioni sui terremoti prima del XVI secolo è essenzialmente dovuta allo stato di degrado che caratterizzò la città durante diverse dominazioni e conflitti. Il terremoto più forte è quello del 1 settembre 1726, che provocò numerose vittime e gravissimi danni, soprattutto nelle zone ubicate sugli interramenti. A seguito di questo evento, la città fu in gran parte ricostruita e per tutto il 1900 e fino al 2020 la massima intensità osservata è del sesto-settimo grado della scala Mercalli. Lo sviluppo urbano di Palermo, come si è detto, è stato condizionato fin dai suoi inizi da molteplici fattori. La caotica e sconsiderata espansione edilizia, incurante della litologia del sottosuolo, ha contribuito a peggiorare il quadro già particolarissimo della città. Per tutto questo e per l'elevata densità di popolazione, l'area di Palermo, benché abbia una sismicità moderata, ha un rischio sismico elevato.